1934, una sera di giugno. Bussano alla porta dell'ambasciatore Vandergriff. Sulla soglia appare un negro gigantesco che dice: «Sono Lothar e sono qui per annunziarvi l'arrivo del mio padrone». Ed ecco entrare nel regno dei fumetti Mandrake con il suo frac e il suo cilindro. Mandrake, con un gesto, ferma a mezz'aria il maggiordomo cinese e questi rivela che l'umanità tutta è minacciata dal malefico Cobra. Il personaggio, che in Italia arriva sulle pagine dell'avventuroso, ottiene un successo strepitoso, poiché sfrutta un elemento nuovo per i fumetti, la magia. Mandrake combatte infatti le malefatte dei suoi innumerevoli avversari con la magia e l'illusionismo. Egli si serve però di magia bianca, che gli proviene dalla propria volontà e che ha per solo scopo la sconfitta del male, mentre tenebrose e diaboliche sono le forze che agiscono nel suo irriducibile avversario, il Cobra. Il loro è un duello che senza esclusioni di colpi dura da 40 anni. Mandrake ha al suo fianco Lothar, re di una tribù africana, il quale sia d'estate che d'inverno porta sull'erculeo torace una pelle di leopardo. Come pure da 40 anni dura la relazione sentimentale del mago con Narda, principessa di uno stato balcanico modellato sulle scenografie delle operette e dei film come Il prigioniero di Zenda. Personaggi e ambienti si fondono con morbidezza intorno alla longilinea ed elegante figura di Mandrake, disegnata da Phil Davis. L'identikit dell'uomo del mistero rivela i volti dell'attore Adolphe Menjou e di Lee Falk, l'autore dei testi. Al cinema lo interpreta senza baffi Warren Hall. 40 anni dopo troviamo Mandrake leggermente appesantito. Ha acquistato bonarietà. I suoi prodigi sono presentati ai disincantati lettori di oggi piuttosto come effetti di ipnotismo. E dato che siamo in un'epoca dominata dalla tecnologia, l'autore inventa per lui un'organizzazione mondiale anticrimine, l'Interintel, e una villa, Xanadu, provvista di mezzi di difesa da fantascienza. E poiché guerre e rivoluzioni hanno demolito più di una monarchia, la principessa Narda si aggiorna, non accenna più al suo sangue blu, e passa il tempo lungo i bordi della piscina di Xanadu. Lothar non è più re, ma primo ministro di un paese africano dove è arrivata la democrazia. Porta camiciole e pantaloni e sembra diventato la controfigura di Harry Belafonte. Viaggiatore del tempo e dello spazio, Mandrake resiste al mutar delle mode. Sa che difficilmente può essere imitato e che molti vorrebbero avere le sue capacità. Le tavole degli Stati Uniti, dell'Austria, di Hong Kong, troviamo Bel Paese Galbani, il formaggio conosciuto in tutto il mondo. Perché sotto l'inconfondibile etichetta di Bel Paese Galbani c'è l'esperienza di una grande azienda che garantisce un formaggio dal gusto inimitabile. Bel Paese Galbani, il formaggio morbido e delicato, ideale nella moderna alimentazione. Porta in tavola Bel Paese Galbani con fiducia. Perché Galbani vuol dire fiducia. Mario, che cosa facciamo stasera? Vedo un bellissimo nasello, lo vuoi mostrare ai nostri amici? Ecco, facciamo il nasello marinato con salsina all'acciuga. Dunque, abbiamo visto il nasello intero, qui invece è a tocchi, grossi tocchi. L'hai messo a marinare con olio di oliva, con aceto e poi con i quattro classici ortaggi, cioè carota, cipolla,
sedano e anche un pochino di aglio tritato molto fine. Eccolo qua. Mi pare che l'hai messo stamattina, 4-5 ore fa. Ecco, che cosa succede adesso? I pezzi marinati si sgocciolano, si passano nella farina, si scuotono, ricordate sempre di fare attenzione, e si fanno arrostire sulla griglia. Qui c'è il nostro marino che si porta via questi tocchi di nasello da arrostire sulla griglia. Io vi ricordo che è un pesce molto piacevole, a me, io lo amo molto, però non è che ha un gusto forte. Questo, in questo caso la salsina fa da contrappunto e si fa mettendo in padella la marinata, la stessa, un po' di olio fresco naturalmente, poi tutta la marinata e poi un po' di acciuga tritata, il che, vi ricordo, non richiede più il sale. Ecco, vuoi andare a preparare questa salsina? Ecco, l'acciuga più o meno secondo i gusti. Io vi ricapitolo come al solito la ricetta. Allora, nasello marinato all'acciuga, in salsa di acciuga per 4 persone, ci vuole un nasellotto di sui 200 grammi a persona, un paio di spicchi d'aglio, anche meno se non va bene per voi, una cipolla tritata, l'aglio anche tritato naturalmente, la farina per infarinare, l'acciuga tritata più o meno anche secondo i gusti, l'olio che serve prima per la marinata ma poi anche per cuocere la marinata stessa in funzione di salsina, un po' di aceto, anche questo più o meno secondo i gusti, ho nominato già l'acciuga, comunque tritata va aggiunta adesso alla salsina. Ci vorrà tempo, però volete farci vedere quello che avete intanto preparato? Ecco Marino con il nasello arrostito, ha un bellissimo aspetto, devo dire. Mario, gran finale, versiamo la salsa sul nasello, lo mettiamo bene in vista della macchina, della presa, ha inclinato per quanto può il liquido, eccolo qua. Prezzemolo. Ah, un po' di prezzemolo, prego. È il tocco di colore oltre che di sapore. Signorina Patrizia, si concentri. Come si partecipa al grande concorso Super Blitz Opel? Facile, basta andare da un concessionario Opel. Bene, e cosa si vince? 100 corsa swing e 600 buoni acquisto da 2 a 4 milioni. Magnifico! E per finire, quali sono le opportunità di risparmio? E chi compra una Opel risparmia fino a 3 milioni! Esatto! Fai un Blitz dal tuo concessionario Opel. Partecipa al grande concorso Super Blitz Opel.